oggi vi spiegheremo qui a Reciprofficina come fare una bella poltrona da dei pallets, seghetto a mano elettrico, un martello, chiodi, materiale a corrente dei visti, le prime due e tutto alleniamo. Ovviamente sarà la seduta della poltrona, sì. Quindi scegliete un pallet bello funzionante. Guarda che cosa, ma c'è lo spazio di riga del Brandura. Come fa? Lo conosci? Non li fai sentire. Molto lo faccio sentire. Stiamo segnando i punti dove vanno fatto il primo taglio. Ok. Ovviamente lo sarà lo spessore dello schienale, poi ci sarà messo sopra il pezzo definitivo che costituirà i braccioli e quel pezzo che avanza ci faremo lo schienale. Questo qui sarà questi braccioli e questo sarà lo schienale della poltrona, va tagliata a misura dello spessore che abbiamo appena tagliato. Questo qui non lo dobbiamo rovinare, perché sarà lo schienale della poltrona. E adesso la parte più difficile dobbiamo tagliare da qui a qui, però dritto. Ora dovremmo, per fare l'inclinazione dello schienale, bloccando l'elemento di mezzo che fa da spessore, poggio a braccio, che adesso blocchiamo. Uno per la seduta e uno per lo schienale. Abbiamo messo due pallets in basso, il primo come base e il secondo come seduta. Gli altri due li abbiamo tagliati e poi montati insieme con la seduta e il braccio. Il tutto usando martello, chiodi, una sega a mano elettrica, un po' di birra. Basta. Grazie, ciao.